Alessio, mi amava da morire, mi amava da morire. La fate uscire lei, per favore, la dovete far uscire. Ilenia, ascolta. La dovete, non l'ha potuto vedere mai, non l'ha potuto vedere mai, Barbara, mai. Ilenia, tu lo non sai. Non l'ha potuto vedere mai, Barbara, credimi. Tu lo sai che l'hanno arrestato lui. Non è stato lui. Perché davanti alla mia porta era molto più alto di me e lui è più basso di me. Era incappucciato, Ilenia. Sì, eppure se era incappucciato ed era il mio uomo, lo riconoscerei tra mille. Tu sei sicura che non è stato lui? Ilenia, tu lo sai? Senti, Ilenia, ascoltami. Tu lo sai che ci sono uomini che per troppo amore, troppa gelosia, fanno delle cose che non vorrebbero fare? Perché tu mi dici, dimmi Barbara, perché un'ora prima era lì che mi abbracciava e dopo un'ora dopo è venuto a buttarmi la benzina addosso e incendiarmi? Io ti dico, io non lo so chi è stato, io voglio credere a te. Però tu lo sai che ci sono uomini che potrebbero farla una cosa del genere per troppo amore e per troppo possesso? Questo lo dimmi, sai, Ilenia. Ce ne sono. Sopra 100 ce ne sono 99. Lo so, ma lui non è in grado, non è in grado di fare una cosa del genere. Non è in grado, Barbara, credimi. Ilenia. Ti vedi i miei occhi? Sì. Gli occhi dicono tutti. Barbara, non è come dicono loro. Ilenia. Credimi che non è come dicono loro. Ascoltami, tu lo sai che Alessio, le telecamere l'hanno ripreso che riempiva una bottiglia di benzina a un distributore? Dove? Sì, l'hanno ripreso, Ilenia. Ecco perché hanno anche perché per questo hanno convalidato il fermo e lo tengono dentro, capito? Capito, Ilenia? Forse per questo la tua mamma è così arrabbiata. Ma dove l'hanno ripreso? Riempiva una tanica da un benzinaio. E le posso vedere io queste prove? Amore, non lo so, perché queste sono in possesso dei carabinieri, non ce le abbiamo neanche noi. Io mi limito a dire quello che dicono, appunto, che dice la polizia, che dicono i carabinieri. E ascoltami, Barbara. Dimmi. Come dici tu, che ha preso questa benzina, giusto? Sì. Non lo dico io, eh. Non può essere che gli serviva l'altro. Ilenia, non lo dico io. No, tu, quello che hai sentito dire. Sì. Quello che hai sentito dire. Dimmi, cosa potrebbe essere? Per forza a me, non può essere la doveva mettere nel... Dico, sto dicendo una cavolata, non può essere la doveva mettere nel motorino, per forza a me. Sì, poteva essere che lo metteva, poteva metterlo nel motorino, però poteva anche essere... che poteva buttarla addosso a te, lo capisci? Perché lo tengono dentro, Ilenia? Sì, amore, tu ti rendi conto, la verità uscirà al largo. La verità uscirà al largo, Barbara. E perché un'altra persona avrebbe dovuto incendiarti, Ilenia? Perché uno ti doveva incendiare? C'hai dei sospetti, perché? Allora? Se perché non è stato il tuo fidanzato. Chi può essere stato? Perché un 4 anni fa mi è successa la stessa cosa. Cioè? Cioè che io mi ritrovavo a casa e mi hanno comparsa di benzina e mi hanno dato a fuoco. Non è la prima volta. E 4 anni fa è stato pure Alessio. Mi sto alzando, Maria. Mandatela. Cosa hai detto?